Al via la 14ª edizione di BTO e a Horeca Channel Italia le dichiarazioni del direttore Francesco Tappinassi. Food and beverage sostenibile, cresce l'attenzione e non mancano proposte ed applicazioni ad hoc. Domani una nuova puntata di Pizza Social Club. Horeca Short News è offerta da Montelvini, alleati in vigna. Cortesino, ginger rosso. Bentrovati amiche e amici di Horeca Channel Italia, buon inizio di settimana. Partiamo subito annunciandovi l'evento clou della settimana, la 14ª edizione di BTO, B-Travel on Life, evento leader in Italia sulle connessioni tra turismo e tecnologia, in programma domani 29 e dopodomani 30 novembre alla stazione Leopolda di Firenze. Ecco il messaggio a Horeca Channel Italia di Francesco Tappinassi, direttore scientifico di BTO. 29 e 30 novembre siamo a Firenze, stazione Leopolda, con la 14ª edizione di BTO, uno dei quattro main topic. Food and Wine, come l'innovazione digitale sta cambiando la vita di tutti gli operatori di questo settore. Il fil rouge narrativo generale è una riflessione collettiva sul metaturismo, il metaverso e gli impatti dell'industria turistica, ma come sempre facciamo in BTO, grande attenzione ai problemi quotidiani dei nostri imprenditori, dell'intera filiera dell'offerta italiana, e con questo tipo di taglio e con uno sguardo sempre attento al futuro, a cosa potrebbe accadere, abbiamo costruito un programma con oltre 200 relatori da tutto il mondo che si confronteranno in questi due giorni insieme a noi sul tema della sfida di competitività dell'innovazione digitale nel nostro mondo. Sarà quindi metatourism la parola chiave della prossima edizione di BTO, una dimensione che siamo certi nei prossimi anni inciderà parecchio anche sul mondo Horeca, un mondo che pur conservando la sua imprescindibile dimensione fisica sarà molto e positivamente condizionato dalla tecnologia, una tecnologia che potrà essere funzionale anche alla riduzione dell'impatto ambientale del mercato dei consumi fuori casa, anche questo un obiettivo necessario senza inficiare ovviamente la crescita del mercato. E sul punto un esempio concreto sono le applicazioni per realizzare il cosiddetto smart packaging. Del resto sta entrando in vigore l'obbligo di etichettatura ambientale su tutti i prodotti di consumo distribuiti in Italia e l'addio all'etichetta cartacea è la soluzione vincente per far fronte alla normativa. Il know-how e la tecnologia sono già disponibili e sono stati adottati con successo in questi mesi da oltre 60 tra produttori e associazioni di categoria che hanno scelto l'etichetta ambientale digitale EAD di Giunco SRL, azienda nota per aver lanciato la più diffusa applicazione nazionale per la raccolta differenziata Junk Wrap. E concludiamo annunciandovi la nuova puntata di Pizza Social Club, il format di Horeca Channel Italia dedicato ai professionisti della pizza, un programma giunto con crescente attenzione da parte degli operatori alla quinta puntata. Ecco a voi il reel dell'appuntamento di domani, non mancate. 5, 6, 7, 8. A Pizza Social Club c'è la pizza del benessere. In scena il talent Nico Carlucci, che presenta in pasta Mix 11 Sigi del Molino Perteghella a basso indice glicemico. Con lui lo chef Michelangelo Sparapano, che crea alcune imperdibili ricette healthy dove perfette per le pizze del benessere ci sono le bibite bioplose. L'appuntamento è per il 29 novembre ore 16 su Horeca Channel Italia, in collaborazione con Acqualete, Pizza Social Club. Sforna la tua passione.